Pinocchio, allora torna al circo dove già sei stata. Che cosa devo fare là? Ti diranno dove trovare Pinocchio. Avanti, muoviti. Fai come ti dico, Gina. Allora non sei una tortora, tu sei la fatina buona. Ciao, fatina. Ti prego, aspettami. Dici che Pinocchio si trova veramente in quel circo? Niente, continua imperterrita a volare. È andata via. Ma era la fatina buona. Gentilissimo e illustre pubblico, signore e signori bambini, benvenuti. Vi do il benvenuto al nostro spettacolo pomeridiano. Lo spettacolo ha inizio con un numero fantastico ed eccezionale: i tre famosi asini ammaestrati. Avete sentito voi due come ci ammira il pubblico, come ci applaude? Già, un tempo non era così. Va bene che siamo bravissimi, ma non ti sembra che stiano un po' esagerando con tutti questi applausi? Non ti preoccupare, sorridi. Grazie, molto gentili. Mi sembra che il gatto e la volpe si siano montati un po' la testa. Ora gli faccio vedere io che è il migliore. Bastano un paio di salti. Gentilissimo pubblico, cominciamo il nostro spettacolo con il numero dei tre asini, che è la nostra grande famosa attrazione. Vedrete i tre asini saltare dentro un cerchio di fuoco. Fate attenzione, questo numero si fa solo in questo circo. Iniziamo. Grazie. Non dovremo mica. Certo che dovremo, ce l'ho sempre detto durante le prove. Andrei, ma quello è fuoco vero. Ho paura. Non fate brutta figura. Io non ne ho nessuna voglia, non ho mai provato. Certo, e se poi non ci riusciamo? Hai ragione, l'unico odore di bruciato che abbiamo sentito durante le prove era quello del suo sigaro. C'è pericolo di bruciarsi le orecchie o la coda con quel coso. Una cosa così pericolosa la potrebbe fare soltanto Pinocchio. Allora muoversi! E lì, zitti, zitti! Ehi, tu, mi vuoi lasciar perdere? Via, via! No, no, brucia già da qui. Non faccio un posto di bravo. No, no, no. Puoi tirare finché vuoi.
Ti dico che non farò un passo di più, è sicuro. Sbrigati, dai. Come possono aspettarsi che io faccia una cosa simile? No. Salta. Salta, ti prego. Perché non salti tu lì dentro? Insomma, io non voglio bruciarmi la coda. Lasciami. Tieni. Hai sentito? Il pubblico si sta divertendo. Prendi. A quanto pare Pinocchio ne è escogitata una delle sue. Che è stato molto ingegnoso, ma noi dopo che cosa faremo? Fidati di me. Prendi. No, benvenuto pagliaccio. Si torna indietro. Aspetta. Ha preso il direttore, io sento puzza di guai. Avanti, ho detto di saltare. Se non smetti di battermi ti faccio vedere io. Ecco. Fermatelo. Lo voglio sistemare. Accidenti, presto da quella parte. Che ne pensi, Volpe? Non è il caso che tagliamo la corda anche noi? Mi sa che ci conviene. Non mi pare una buona idea. Restando qui non avremo problemi né di vitto né di alloggio. È vero, non l'avevo considerata sotto questo aspetto. Ah, no, non mi farò acchiappare, no, no. No, no. Che se li facciano da soli i loro numeri. Io ne ho abbastanza. Perché mi hai svegliato? Volevo chiederle se per caso conosce un burattino di legno che si chiama Pinocchio. Sa, io lo sto cercando. No, non lo conosco. Veramente qualcuno mi ha detto che era qui al circo. Un momento, Pinocchio hai detto? Lo conosce? Sì, ma si tratta di un asino che si chiama Pinocchio. No, signor Leone, io sto cercando un burattino. È il solo Pinocchio che conosco. Allora lei è un bugiardo e un dormiglione, ecco. Cosa? Ora stammi bene a sentire, io sono il re degli animali, ricordalo, e tu non puoi darmi del bugiardo impunemente. Sì, ma io l'ho detto perché lei ha messo. Devo riconoscere che è colpa mia, tutto perché non ho ascoltato la buona fata. Fatina, aiutami tu. Niente, se almeno ci fosse la mia amica Gina. Oh, sicuro, con la mia piccola Gina sarebbe meno orribile. Spero proprio che non rimarrò asino per tutto il resto della vita. Oh, ho una fame da svenire. No, assolutamente, non mangerò né biada né fieno. Neanche se morissi di fame. Io non mangerò più roba del genere. No, no, no. No, inutile, non mi faccio tentare. So che gli asini mangiano erbe e fiori e che gli piacciono, ma io non sono un asino e non ne mangerò mai. No, neanche a pensarci. Però pensandoci, anche gli uomini mangiano qualcosa di simile, la verdura. Non è niente male. Anzi, è proprio buono. Io. Forse mi conviene restare asino. Avrei cibo buono e gratis. Sì, sì.
No. Eccolo laggiù. E ora che faccio? Non tirare, non tirare! Mi manca l'aria! Fino a che non avrai più fiato! È tornato il direttore! E l'ha catturato! Naturalmente, congratuliamoci con lui! Ve l'avevo detto che l'avrei ripreso, questo screanzato! Ma ha bisogno di una lezione! Ha ragione, direttore! Ma è Gina! Gina, sono io, Pinocchio, sono qui! Gina, sono qui! Gina! 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 Vuoi sbrigarti? Oh, Gina! Gina! Ma come fa quell'asino a sapere come mi chiamo e ad avere la voce di Pinocchio? Sono proprio cattivi a lasciarmi qui sotto la pioggia. E se mi prendo un raffreddore? Sì! Ma questa è Gina! Oh, Gina! Oh, Gina, non sai come sono felice di vederti. Di un po', asino, è vero che ti chiami Pinocchio? Ma che razza di domanda mi fai? Io sono Pinocchio. Come hai detto? Quando mi sono svegliato nel paese dei balocchi, le mie orecchie erano diventate molto lunghe e poi mi sono trasformato in asino. Davvero? Sì, ti assicuro che è andata proprio così. Sai cosa credo? Che mi sta raccontando una bella montagna di frottole, quack! Non mi credi. Oh, Gina. Senti, io non ce l'ho con te se mi dici qualche bugia, ma ti prego, dimmi dov'è Pinocchio, se lo sai! Ma sono io, Pinocchio, come devo dirtelo? Va bene, allora lo cerco da sola! Gina, hai dimenticato di quando abbiamo volato sulla tortora? E non era una tortora, ma la fata. E di quando viaggiammo a cavallo del delfino? E la volta che salimmo sulla tartaruga di mare? Non ricordi? Non ricordi di quella volta che vincemmo un asino che si chiamava Danky alla maratona? E l'avventura sul pallone volante, non la ricordi quella? Certo che per essere un asino sai un sacco di cose su me, Pinocchio. Ma purtroppo sei sempre un asino e io devo andare a cercare Pinocchio. Ciao ciao! Niente da fare, più cresce più diventa sciocca. Insomma, perché non mi credi? Io sono Pinocchio, non ti ho detto delle cose che sapevo solo io? E va bene, vattene pure. Tanto per colpa tua rimarrò asino per tutta la vita. Se non mi vuoi aiutare, a me non importa proprio niente. Cosa? È proprio lui! Lo riconosco dal modo di parlare, da come si arrabbia quando le cose non vanno come vuole lui. Sì, è il mio Pinocchio! Gina, Gina! Sì, Pinocchio, ti credo, arrivo! Gina, davvero mi credi? Piangere così, Gina. Forse riusciremo a trovare una soluzione ora che ci sei tu. Mi vergogno tanto di non averti riconosciuto subito, Pinocchio. Ma ora sei proprio convinta, no? Sì. In tutti i modi è una situazione terribile. Non so proprio cosa possiamo fare per farti tornare ad essere il vero Pinocchio. Non riesco a farmi venire nessuna idea. Già. Nessuno può aiutarmi. Ma sì! Ma noi non sappiamo nemmeno dove si trova la fatina. Quack, per prima cosa andiamo via di qui. E poi? E poi cerchiamo la fata e la preghiamo di perdonarti, quack. Su! Ti sei fatta molto male, Gina. Beh, stavo meglio prima. Mi domando solo come posso fare per scioglierti dall'albero.
hai bisogno d'aiuto. Se vai giù alla stalla, ci sono il gatto e la volpe. Sono diventati asini anche loro. Cosa? Corri laggiù e pregali di aiutarti. Sì, va bene. Ma per caso siete voi due il gatto e la volpe? Svegliatevi, pigroni, svegliatevi! Vi dirò dove potete trovare un pollo saporitissimo. Cosa? Un bel polletto arrosto? Sì, direi proprio che questi due sono il gatto e la volpe. Allora, che ci racconti, Gina? Dove si trova il pollo saporito? Fuggite da qui e ne avrete quanti vorrete. Fuggire da qui? Ma perché? Perché forse sarà divertente vivere da asino, ma non lo è abbastanza morire da asino. Perciò sciogliete Pinocchio e fuggiamo tutti e quattro. Hai sentito che sciocchezze dice, gatto? Cosa? Siamo felici di essere asini, abbiamo buon vitto e alloggio confortevole. È proprio così, e lavorare al circo è divertente e abbiamo anche molto successo. Non volete fuggire? No, vai via e lasciaci in pace. La ecco. Volpe ha sempre ragione, vattene via. E allora, Gina? Quei due scemi del gatto e della volpe hanno deciso di rimanere asini. Non vogliono saperne di fuggire con noi. Sono proprio degli asini. Allora, Pinocchio, io andrò a cercare la fata e tu mi aspetterai. Mm-hmm. È probabile che ci metterò molto, ma tu dovrai aspettarmi qui buono e paziente, d'accordo? Va bene, t'aspetterò, ma sarò triste. Gina! Torna, Gina! T'aspetto e speriamo sia presto. Fino a quando non saprete farlo? Mi tocca pure camminare su una palla se Gina tornasse. Cosa c'è questa volta? Niente, vado subito. Ehi, però, non è mica difficile. Anzi, è proprio facile. Allora, signor direttore, che ne dice? Sono bravo o no? Ho paura che io non sarò capace di farlo. Perché no? Se ce la fa Pinocchio, ce la faremo anche noi. Non siamo mica stupidi. Ah, giusto, dici bene. Allora prova tu per primo. Sei sempre un amico. Hai dato proprio una bella musata. Guarda me che bravo. Ci devo riuscire. È proprio divertente. Se ci si diverte così al circo, io quasi quasi ci rimango. Già. Buona fata. Io non ce la faccio proprio più a camminare. Devo avere sbagliato direzione. Non c'è nessuna traccia della fata qui. Non sei la lumaca che ho già incontrato? Certo, ti riconosco. Non sei la papera Gina. Sì. Ma dimmi, lumaca, tu hai notizie della nostra buona fata, è vero? Può essere. Dimmelo, per favore, è molto importante. Si trova in un posto talmente lontano che né io né te potremmo raggiungere. Oh, che disastro! Mi ha lasciata qui, a guardia del suo bosco incantato. Vedi, devo fare attenzione che gli uccellini e le altre bestie del bosco dormano tranquille e che nessuno le disturbi. Pensi di poter aiutare, Pinocchio? Intendi dire quella marionetta che parla, si muove e cammina come una persona? Sì, poverino, è stato tramutato in asino. Ho paura che non ci si possa fare niente. Se è stato tramutato in asino, asino deve rimanere. Ma è diventato asino contro la sua volontà, è stata una cosa forzata. Ah, allora la cosa cambia. E pensi che ci sia allora una possibilità di farlo tornare normale? Fino a quando non lo vedrò non potrò dirti niente. Certo che se effettivamente è diventato asino contro la sua volontà... Ti prego, vieni a vederlo. E vuoi? Dove si trova? Al circo. Al circo? Sì, figurati che lavora lì, è molto bravo. Allora verrò con te. È una vita che il mio più grande desiderio è vedere un circo. E poi i pagliacci mi divertono tanto. Ah, sì? Vieni, Gina, andiamo. Sì, andiamo, da questa parte. Fai presto, ti prego. Calma,
Sto andando veloce, ma sono una lumaca. Se cammino troppo svelta mi sento male. Non le sai queste cose? Cammina proprio come una lumaca. Tu vai pure avanti, io ti seguo. Ti verrò dietro. Ma sei sempre così lenta. Pensi davvero che sia lenta? Per essere una lumaca sono velocissima. Questo lo dici tu, avanti, spingiati. Te l'ho detto che sono al massimo. Ma sicuro, sta tramontando il sole, mia cara. Ah, e di Pinocchio non ti importa niente? Qualche soluzione la troverà. Ti dirò, ne ha sempre combinate tante quel ragazzo che sarebbe ora che cominciasse a fare qualcosa di buono. Che cosa intendi per qualcosa di buono? Beh, dal momento che è un asino, può essere un buon asino, per esempio. Davvero? Non potresti essere un po' più chiara? Con precisione non lo so neanch'io. Penso che ci dovrà arrivare da solo. Signora Lumaca! Oh, buonanotte, Paperella. Io non ci capisco niente. Cosa dovrebbe fare un asino per essere un buon asino? Io non lo so. Figuriamoci se lo sa il povero Pinocchio. Un numero fantastico, l'asino che cammina sulla palla. Guardate un po', come sono bravo. Guardate, gente, anche noi siamo capaci. Anche meglio, qua, gatto, fa attenzione. Ma sei matto, Volpe, che fai? Non riesco a fermarmi, non posso fermarmi. Aiuto, aiuto, aiuto. È brutto che la palla va dove gli pare. Senti quanti applausi, ci considerano proprio asini eccezionali. Anche come asini ci mettiamo in ridicolo. Lo sapevo che sarebbero caduti prima o poi. Eppure è un gioco da bambini. Guardate, gente. Via Gina, se si è bravi, si è bravi. La la la. Bravo Pinocchio, bravo, bravo. Già, la lumaca non poté aiutare Pinocchio. Ma la cosa più grave era che Pinocchio si abituava sempre più ad essere un asino. E questa sua condizione cominciava a piacergli. Ma io non lo lasciai. Il circo ben presto levò le tende per andare ad impiantarsi in un'altra città. Arrivati a destinazione, ci volle un po' di tempo per rimontare il tendone e io ne approfittai per riflettere un po'. Fu così che escogitai un piano per liberare Pinocchio. La volpe e il gatto non mi vollero aiutare. Per ora non voglio dirvi di più. Aspettate la prossima volta e lo scoprirete da soli. Ciao!